senza confine, nati per essere, non per apparire, siamo esattamente quello che abbiamo da dire, e seriamo le file quando il mondo ci ostile, della nostra passione, non vediamo la fine, tutto questo da sempre lo facciamo con stile, lo facciamo con stile. Siamo sassi lanciati contro il cielo che bucano la notte e arrivano alle stelle. Insieme siamo perfetti per davvero, siamo le cose più belle, siamo anime gemelle. Noi siamo scintille, siamo dinamite, non hai ancora visto niente, il meglio deve venire. In ogni storia che conosci siamo il lieto fine, siamo io e te. Nessuno dei tanti, siamo vasi da sempre comunicanti, siamo esattamente quelli che non c'è da capire, che è così naturale che non lo può impedire. Siamo sassi lanciati contro il cielo che bucano la notte e arrivano alle stelle. Insieme siamo perfetti per davvero, siamo le cose più belle, siamo anime gemelle. Siamo scintille, siamo dinamite, non hai ancora visto niente, il meglio deve venire. Di ogni storia che conosci siamo il lieto fine, siamo io e te. E slogan più bello non c'è, più forte di io e te. E amore più grande non c'è, io e te. Cose che ho visto al mondo, non c'è niente di meglio che io e te. Tutte le storie che ho raccontato, nessuno io credo più di io e te. Siamo dinamite, non hai ancora visto niente, meglio deve venire. Di ogni storia che conosci siamo il lieto fine, siamo io e te. Slogan più bello non c'è, più forte di io e te. E la più bella cosa non c'è, io e te. Buonasera a tutti, buonasera Arcella, buonasera Montefredane. Grazie per la vostra presenza, grazie per la vostra partecipazione. Vi invito ad accomodarvi anche sulle sedie per evitare problemi per il Covid, dobbiamo rispettare le regole. Rinnovo la solidarietà alla lista di Alternativa Democratica, mentre loro ci etichettano, ci chiamano prezzolati, mentre questi signori hanno la faccia di bronzo di dire che siamo degli imbecilli, noi col sorriso sulle labbra, con la schiena dritta e con la passione che ci contraddistingue, stasera daremo una prova di libertà e di democrazia, perché da questa parte o uomini liberi, partendo da nostro amico, il nostro giovane consigliere Gaeta, Meola, Cirzo, Auriello, Sementa, Petruzziello, Gaeta, Troncone, De Giovanniello e D'Ambrosio. Anzi, colgo l'occasione con D'Ambrosio di dirvi che domani sarà qui il senatore Grassi. Faremo un incontro col comitato degli ex operai della Novolegno, saremo convocati a Roma al Ministero, D'Ambrosio si sta impegnando per questa cosa. Porteremo avanti le istanze a Roma di nuovo, tenteremo di riaprire la trattativa, tenteremo di sensibilizzare gli organi istituzionali e politici. La Novolegno non è un capitolo chiuso, noi tenteremo di tutto di riaprirlo. Qualcuna, qualche signorina di cui, voglio dire, farebbe bene a stare in silenzio perché scrive davvero cose indegne, indegne di una cultura democratica e libera, anche perché farebbe bene a tacere, perché è stata l'unica che ha beneficiato forse di questo sistema. E avendo un rapporto di parentela, farebbe bene sui social esprimersi correttamente.
quando dice che è lo scivolone sulla nuova legna. Io sulla nuova legna non ho detto altro che l'ambiente è ancora una prerogativa, è ancora un impegno per tutti, inderogabile. Ricordo le battaglie che si sono fatte sull'ambiente, sono battaglie che continueranno qui ad Arcella, perché l'ambiente ad Arcella ha una valenza, perché la nostra vita, io qui ci lavoro tutti i giorni, dalle 6 di mattina alle 8 di sera, sono in studio, ci vivo anche io e ci tengo all'ambiente, non bisogna trascurare questa cosa, l'ambiente sarà al centro, ma l'ambiente deve essere anche qualcosa da tutelare, ma deve essere compatibile anche con le nuove iniziative imprenditoriali e quindi la riconversione e quindi quello che ho detto anche nel video che poi rivedremo a margine di questa serata. Cari amici, la nostra è una campagna elettorale molto anomala, ci sta ancora la paura, ci sta ancora la tensione, eppure l'ho spiegato, l'ho detto, qualcuno sta speculando anche sul comportamento che alcuni avrebbero avuto nei confronti del signor Armando Bavaro, una persona a cui va ringraziata perché sopperisce alle inefficienze dell'amministrazione. Se l'amministrazione comunale ha appaltato la gestione e la chiusura del castello ad Armando Bavaro, significa che non è in grado di programmare la gestione dei beni pubblici. E quindi io lo ringrazio. Se qualcuno specula, sbaglia, perché Armando Bavaro con noi continuerà a fare quello che sta facendo. Qua non ci saranno vendette, qua ci sarà solamente la voglia, la necessità di ricostruire, riammagliare la comunità. E poi, cari amici, voglio dirvi di più. Mi dispiace che ad Arcella ha avuto sempre una rappresentanza e che questa amministrazione, se dovesse vincere quella della parte avversa, cancellerà la presenza in giunta. Arcella ha avuto personaggi di spessore, gente di qualità, a partire da Donino De Gisi, con cui mi divide anche la lontananza culturale, ma riconosco che è una persona intelligente, un uomo di qualità, un uomo che acquista libri e legge libri, un uomo che ti sollecita anche nell'aspro linguaggio e nella dialettica, ma è una persona intelligente. Ha avuto un sindaco generoso e appassionato come Antonio Panza. Ha avuto il mio parente, amico, fratello, mi veniva a pigliare a scuola, Paolino Venezia, che ha tentato di fare molto per questa comunità. C'è stato Rino Iandiori, che adesso improvvisamente si riscopre tra i candidati della lista avversa che non si è occupato dei problemi dell'angente. Io dico che ci vuole rispetto per la vicenda umana prima di tutto che politica, ma come si fa a dire che adesso Rino Iandiori non si è occupato di Arcella quando ha avuto problemi personali? La vicenda umana va rispettata, lo dica a qualche signorina che si improvvisa con la politica. La politica non è il nuovismo, la politica non è il nuovo melodismo di un canto nuovo che non si articola nei suoni. La politica è passione e responsabilità, ma soprattutto è cultura e rispetto delle persone e delle storie. E poi, Arcella si cancella dalla giunta. Si cancella perché in accordo confezionato una sera, strappato la mattina per l'escursione dei candidati, rifatto un giorno dopo. E questa è la politica. Questo è il potere. E poi un'altra cosa, lo dico qua ad Arcella, dove sta facendo i lavori questa impresa, questo ragazzo, che è un ragazzo che aveva avuto fortunatamente nella lotteria delle imprese, visto che le imprese sono tutte di fuori, di Casal di Principe di fuori, aveva avuto la fortuna di avere un lavoro, e che fa? Questo lo candida. Manco a dire che poi è stato, come dire, un rapporto di sudditanza rispetto al beneficio di un lavoretto che ha fatto. Ma vi pare normale che questa è la politica di un paese? Dove la lista, ripeto, la lista è stata allestita con i dipendenti dello studio AICI. E come possono essere liberi quelli che dipendono dallo stipendio del capo, che è anche sindaco? Come può essere funzionante una giunta che ha avuto un assessore che era la moglie del socio del sindaco? Qua si apre una questione democratica, di partecipazione anche agli organi, la vigilanza e il controllo, chi la assicura, chi la garantisce? E sono elementi di riflessione. E poi, cari amici, ne dico una perché c'è un uccellino. Ad Arcella c'è un uccellino che si posa sul mio balcone dello studio e mi porta a dire le cose. Mi porta a dire cose pure interessanti. E la sapete, l'ultima. Qua ogni 5 anni, 15 giorni prima del voto, si apre la stagione dei colloqui e dei contratti alle aziende di Arcella, qualche cooperativa di un mese, un contratto di 2 mesi. State attenti, che io farò le indagini difensive, le investigazioni di parte su quello che succederà. Vigileremo sul voto, state attenti su quello che fate. Qui il voto è una cosa seria, io voglio perdere le elezioni confrontandomi sui programmi, sulle idee. Non voglio perdere le elezioni perché qualcuno pensa di allagare il campo di gioco. Non lo consento. La legalità e la trasparenza deve essere garantita. Ciraquino farà l'opposizione? La farà perché i cittadini riterranno che il programma che ha presentato agli elettori
non sia in grado di governare. Ciraquino farà il sindaco di tutti, a partire da qualche nonno di Arcella, che mi è simpatico perché ha passione civile, che si impegna in ogni campagna elettorale e sta sempre dalla parte del potere. Mi è simpatico perché va nelle abitazioni, con quell'aria quasi s'accende guascona, a dire, ad indicare il voto, quando ha problemi con la famiglia, che c'hanno hanno i nipoti che stanno al nord, i figli in mezzo alla strada, e tendono di sopperire, di sopportare questo sistema che ha già fallito, che non ha creato occasioni. Quando nelle famiglie ci stanno due ragazzi laureati, tre ragazzi che parlano in inglese, ci sta gente scolarizzata che dirige imprese. Ma questa è la mortificazione dell'intelligenza, ma mica è la politica questa. La politica è rendersi conto dei segni dei tempi, dei cambiamenti che avanzano. E qui ad Arcella quali sono stati i cambiamenti? Che si è fatto ad Arcella qua? Lo dico a qualcuno, si è fatto il parcheggio che iniziò con Donio Panza. E si è fatto perché poi si è bloccato l'iter in corso d'opera e ha fatto un parcheggio. Ha fatto una ristrutturazione di questo campo con un telone, un po' di verniciato. E che c'è stato per Arcella? Il metano, sapete come arriva Arcella? E lo dico e do atto perché sono una persona che riconosce. Il metano Arcella si riconosce, ci sta perché si è imposto il consigliere Tonino Mauriello, mio amico, che è una persona che si è dedicata e ha avuto sempre l'opposizione ferrea dell'amministrazione comunale. È uno che ha sofferto perché probabilmente indicava una soluzione, dava un contributo. E qua chi dà un contributo e porta una soluzione non è buono. Avete capito? E c'è stato il metano perché Tonino Mauriello ha dovuto fare sponda con Gaetano Altieri, con Nino Altieri, il quale lo voglio dire. È stata l'unica persona, come ha detto lui, di parola e non di parole. Nino Altieri è stata la persona di parola e non di parole, che ha detto che se ne andava a casa, mentre qualcuno sul balcone disse 10 anni fa che lasciava il campo a una nuova generazione, a una nuova classe dirigente, e guarda caso, fino all'ultimo, si è ripresentato con una squadra di persone discutibili che non rappresentano la libertà, la democrazia e la partecipazione. Cari amici, io mi scontro contro il potere economico e non solo. Io sto con una squadra di persone normali, io chiedo la normalità della politica e rappresento la coerenza della politica, la coerenza delle idee. Questa non è la squadra di qualcuno o qualcosa, questa è la squadra del paese, la squadra che si impegna a recuperare la comunità, la partecipazione, il senso di appartenenza, che ha l'orgoglio di andare oltre pure il comune, di candidarsi a rappresentare anche gli enti che vanno oltre al comune. E lo facciamo con grande intelligenza, con grande passione, con grande senso civico. E detto questo voglio dire un'altra cosa perché mi sta a cuore. Io sono andato a scuola elementare ad Arcella, qua ci vivo perché ci lavoro quasi, ci sto più qua che a Montefrito. Qua ho i miei interessi, qua ho le mie amicizie, qua gente mi vuole bene perché sa che io ho sempre la porta aperta per tutti, mi metto a disposizione, quando posso fare qualcosa lo faccio, quando non lo posso fare tento di farlo. Però dico una cosa a tutti, giù le mani dalla scuola di Arcella, giù le mani! Chi si permette di chiudere la scuola ad Arcella passerà su di me, perché io ad Arcella non consentirò mai che si chiude la scuola. Arcella dovrà mantenere la scuola, perché il progetto della scuola non andava fatto anche ad Arcella, non andava sistemata la scuola di Arcella. Perché? E poi questa favola messa in giro da qualche signorina che dovrebbe leggere prima qualche libro e poi candidarsi, perché non ha le basi culturali per fare l'amministratore, perché fare l'amministratore significa innanzitutto conoscere la differenza tra un atto monocratico e un atto collegiale, tra una determina e una delibera. Qualche signorina dovrebbe andare a scuola prima di candidarsi, perché è vero che c'è stato un momento in cui la politica è stata innovazione profonda e quindi mancanza di cultura, ma è vero anche che la politica si è scesa in questo punto basso e ci vuole una rappresentanza importante. Dobbiamo crescere il livello culturale, bisogna innalzarlo il livello, e io farò una squadra di persone di competenze e di qualità. Non farò la squadra di calcio o la squadra di rugby, anzi no, sul calcio e sul rugby spenderò una parola. Questo campetto dovrà diventare il polo del tennis, quasi dovrà giocare a tennis. A Frazione Gaeta faremo una piscina, io il mio sogno è fare una piscina allo scoperto. Leverei quel parcheggio che è stato fatto per le coppiette, come qualcuno ironizza, nei terreni comunali faremo un progetto per fare una piscina e per fare i campi estivi. Sistemeremo il campetto di Frazione Gaeta. Bosco Magliano, l'ho detto, dovrà essere rivisto tutto Bosco Magliano. Non è possibile che Bosco Magliano rimarrà fermo a un parcheggio fatto di fronte alla casa di un ex consigliere. Probabilmente si immagina che Bosco Magliano aveva bisogno di un parcheggio quando su tutte villette singole con parcheggio e non c'era una necessità. A Bosco Magliano c'era la necessità di fare un campetto di bocce per la terza età, di una piazzetta che collegava i due Bosco Magliano. Andava fatto qualcosa in più. Vanno sistemate queste strade comunali a partire da Toppole, da via Torre, che sono dei mulattiere, nonostante ci stanno delle aziende vitivinicole importanti dove vengono gente da Roma, da Milano, e non ci si può arrivare.
la strada delle fondarelle è impraticabile. Ma questa è la cura e l'attenzione al quotidiano. È questo che ha fatto questa amministrazione. In questi 10 anni vi piace quello che ha fatto? Sì o no? Ditemelo voi. Se a voi vi piace quello che ha fatto, rivotate. Se non vi piace, scegliamo l'alternanza, non l'alternativa. Perché i governi si alternano a livello nazionale e si possono alternare a livello locale. Fra 5 anni Cira Quinn e sta squadra fallisce, li mandate a casa. Avete il potere del voto, di esercitarlo democraticamente. È questo che vi chiedo, di valutarci, di metterci alla prova. Se falliamo, fra 5 anni andiamo a casa. Questa è la politica, questa è la democrazia, questa è la libertà. E poi un'altra cosa vi dico. Sta fantomatica storiella d'arcella tra i ragazzi che io, se faccio il sindaco, gli tolgo la struttura dell'associazione. Io a questi ragazzi dico, se farò il sindaco, al di là che lo stipendio del sindaco lo metto a disposizione per fare le vostre attività, perché io voglio campare come ho sempre campato, lavorando e facendo l'avvocato. Io non campo facendo la politica, per me la politica è una passione, è un impegno, è una sofferenza. Quando ho presentato la lista ho pianto per un'ora, perché per me la politica è sofferenza, è passione, non è interesse. Questo lo voglio dire a tutti, è passione civile. Allora la struttura di Arcella sarà la casa della gioventù. Ci sarà la sala lettura, i computer, faremo l'informagione, daremo la possibilità di mettere a disposizione la formazione per i giovani. Noi dobbiamo dare una mano ai giovani. Eppure Armando Bavaro, gli anziani, dovranno avere una casa loro, degli anziani. Mo c'è stato pure il problema del Green Pass, pure per scaricare un Green Pass, perché parecchi della terza età non sono informatizzati. E quindi dovremo trovare una casa, un luogo, una struttura per dargli uno sostegno pure a queste persone. Noi dobbiamo stare a fianco della gente, dobbiamo essere persone impegnate, appassionate, generose. Non bisogna più dividersi tra Guelfi e Ghibellini. Qua non siamo nella Firenze di Dante, qua siamo oltre. Qua siamo una comunità che parla la 4.0 e ci sta qualche candidato mio che la porta dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanar al Re, tipo l'ingegnere Meo. Qua si parla di globalizzazione, di strumenti nuovi informatici, di comunicazione. E qua ci riduciamo ancora al ricatto della chiave. Se te la do o non te la do, manco se la chiave del castello fosse di proprietà privata, oppure si scrive su Facebook che gli elettori vanno di qua, vanno di là, ma qualcuno immagina che gli elettori sono di proprietà privata? Ma qualcuno immagina questo? Gli elettori sono liberi, sono gente che pensa. A fianco al consiglio comunale, a fianco alla giunta, istituiremo i comitati di quartiere. Lavoreremo per istituire i comitati di quartiere. Montefrede ne avrà bisogno di una larga partecipazione. Io non sarò né l'uomo al comando, né l'uomo solo, né quello della solitudine. Io non riesco a stare in solitudine, io soffro della solitudine. Io ho bisogno di stare con tutti, di avere le critiche, la partecipazione, i suggerimenti. Io voglio che voi tutti, quando venite al comune, vi sentite a casa. Vi sentite a casa, perché il comune deve essere la casa di tutti. E il sindaco, sapete quando si fa bene? Quando ci sta un'opposizione forte e una sollecitazione forte dalla gente. E io mi auguro che la gente mi possa incoraggiare, perché io non sono abituato a fallire, io sono un ambizioso, sono abituato a fare le cose e a farle bene, ma soprattutto sono abituato a non mistificare, e le parole che usa il sindaco sono quelle che mistificano una compagine che si propone di amministrare. Forse probabilmente pensava di vincere a tavolino, probabilmente pensava alla lista civetta, probabilmente pensava che il vento del cambiamento non arrivasse mai e lui facesse ben altre. E per altri 5 anni il sindaco e noi tutti in fila ad aspettare suo signore, che poi decideva a chi abdicare in favore di chi. Eppure si poteva evitare, perché pure c'erano stati tentativi di ricostruire le ragioni dello stare insieme, e si è evitato. Perché si è evitato? Perché poi il veto è arrivato da qualche signorina che ha immaginato di mettere il veto. Ma guarda caso, poi qualche signorina che dice in giro pettegolezzi, perché non sa parlare di politica, perché saper parlare di politica, impegnarsi di un territorio significa conoscere i problemi, e siccome i problemi non si conoscono, di che cosa si parla? Di che cosa si parla? Si parla della vicenda umana, del pettegolezzi. Io non lo farò mai, chi mi conosce lo sa. Io posso essere simpatico, antipatico, posso essere sorridente, meno sorridente, ma sono una persona disponibile con tutti e soprattutto sono una persona che non riesce a litigare con nessuno. Io lavorerò per riunire la comunità. Partiremo da Arcella e dobbiamo fare da Arcella un grande lavoro, perché Arcella la tengo nel cuore. Ad Arcella ho deciso di aprire lo studio, ad Arcella vengono le persone da fuori. E io sono innamorato di Arcella, perché Arcella è un vanto per la sua strategicità del territorio, per le caratteristiche che ha. Faremo una battaglia sera con l'ASI, convinto. Recupereremo il tempo perso. Cari amici, potrei dire ancora tante altre cose. Ma sapete che cosa vi dico? Avete notato una cosa che è simpatica, tra l'altro?
lo diceva, qualcuno mi fa la battuta, davanti al mio studio sono state pulite i marciapiedi e le erbacce 3 volte in un mese. Non è avvenuto 3 volte in 10 anni, è avvenuto 3 volte in un mese. Comunque lo dico a tutti, voglio ribadire un concetto. Attenzione con questi contratti e questi colloqui di 1 mese e 2 mesi. Attenzione, io lo dico con molta chiarezza. Non speculiamo, non speculiamo sulla gente che ha fame, sul bisogno. È un modo di fare vecchio quanto il mondo. È una storia che si ripete ogni 5 anni. State attenti, che l'elettorato vi punirà. Vergogna, vergogna. Questo non è la politica. E concludo questa nostra chiacchierata, perché questa è una chiacchierata tra amici più che altro. Concludo con l'auspicio che il 4 ottobre noi vinciamo le elezioni. Il 4 ottobre vinciamo e il 5 mattina alle 8 sarò sul comune. E la prima cosa che farò, sapete qual è? È farmi comprare un computer. Con i soldi dello stipendio del sindaco farò comprare un computer e lo metterò sulla scrivania del sindaco. Ma come ha potuto fare il sindaco uno che per 10 anni non ha avuto un computer sulla scrivania? Si può fare il sindaco oggi? Nel 2021 senza un computer, come scrivi a un ente, come vedi un finanziamento, come di relazioni, come fai una videoconferenza per parlare in tempo di Covid? Mi date una risposta? O so io che sono megalomano, o so io che non guardo in faccia la realtà? E poi ste case popolari abbandonate dal cielo, che vanno un poco sistemate, sti spazi verdi che vanno curati, sta piazzetta che è ridotta male e va sistemata. Insomma, noi ci impegniamo. La palla la passo a voi, siete voi che avete il potere nelle mani, e voi che andrete nelle urne, e voi che il 4 ottobre potete decidere se stare dalla parte di un giovane che ha voglia, passione e ci mette l'impegno, dalla parte di questi giovani appassionati, o stare dalla parte della restaurazione, di chi ancora una volta, dopo 10 anni, si barrica alla catrega e pensa di andare avanti ancora per 5 anni. E fra 5 anni che cosa farà? Che sarà di noi? Allora le azioni in banca si acquistano, ho detto, ho fatto questo esempio, quando costano poco. Scommettete sulla plusvalenza di questa squadra e vedete che non ve ne pentirete. Viva Montefredere, viva per Montefredere, viva la libertà! Un attimo ancora di attenzione. Diciamo che per il problema del Covid, anche per non creare problemi alle forze dell'ordine che già hanno tanti impegni, ci siamo limitati a fare questa manifestazione di presentazione, e si farà una manifestazione di chiusura sia qua che a Montefredene il venerdì sera. Noi come lista per Montefredene faremo degli incontri nelle zone con anche poche famiglie per essere più presenti, più vicini e più distanziati. Vi prego di accettarci con piacere e con un sorriso, perché speriamo veramente di cambiare il paese. Per la manifestazione importante la rimandiamo a venerdì sera, e in quell'occasione avrò anche il piacere, dopo tante prediche fatte per 7 anni in tutti i posti possibili e immaginabili, di dire quelle cose da dire da questo palco, e vi assicuro che non ve ne pentirete di ascoltarmi. Buona serata, viva Arcella, viva Montefredene e viva la gente che crede nel futuro. Allora, ancora un poco, tanto si è fatto buio, abbiamo un video che speriamo riuscire a vedere, perché è un poco presto, ancora qualche minuto, e buona serata a tutti voi. Siamo vetro sottile, siamo duri a morire, siamo fiori in un campo pieno di mille, siamo come una terra. Per le elezioni amministrative, una delle sfide più attese, anche più aperte in provincia di Avellino, è quella di Montefredene, dove il sindaco uscente Valentino Tropeano cercherà il tris, ma
troverà anche chi dargli una aperta battaglia è l'avvocato Ciro Aquino, che è lo sfidante che ha costruito un'ampia compagine per cercare di sfidargli la fascia tricolore. Siamo proprio con lui davanti al suo studio legale ad Arcella, avvocato amministrativista, da sempre impegnato in politica con una forte passione per la politica. Perché ha deciso di scendere in fondo? Perché è l'ora dei giovani, è l'ora di voltare pagina, è l'ora di dare una svolta a una comunità. C'è bisogno della mia passione, la passione dei giovani che ho in lista con me, c'è bisogno di una scossa. Vogliamo amministrare questo paese per dare uno sviluppo migliore ed intelligente al territorio. Tutto questo da sempre lo facciamo con stile, lo facciamo con stile. Aquino, lei ha detto di voler partire dai giovani, facciamo finta che oggi è 5 ottobre, che lei ha vinto le elezioni, da dove comincerà? Comincerò esattamente da qui. Questa associazione dovrà allargarsi e chiamarsi la Casa della Gioventù. I giovani dovranno avere strumenti per essere al centro dell'azione amministrativa. Che tipo di attività si immagina all'interno di questa struttura? Ci dovranno essere tutti gli strumenti informatici, ci dovranno essere videoproiettori, possibilità di una sala lettura, ma soprattutto dovrà essere la casa dove i giovani potranno ritrovarsi e potranno comprendere le opportunità che saranno messe in campo attraverso le progettazioni. Anche ai ragazzi di Montefreddo. Un vero polo in forma giovani, dove poter raccogliere le idee e mettersi nel mondo del lavoro, sempre più difficile e complesso, ma metterò anche a disposizione un sistema per cui i giovani dovranno sentirsi partecipi dell'attività amministrativa. Siamo sassi lanciati contro il cielo, che bucano la notte e arrivano alle stelle, insieme siamo perfetti per davvero. Qui noi siamo davanti ai cancelli chiusi della Novolegno, una delle ferite aperte di Montefredane. È possibile, e se sì, come rilanciare quello che è stato un patrimonio occupazionale e produttivo per l'intera comunità? Questi cancelli chiusi vanno riaperti. Non possiamo immaginare che questa struttura rimanga all'abbandono. Dobbiamo riconvertire questi territori e queste strutture, utilizzandoli per far sì che si adattano alle nuove condizioni sociali. Il lavoro serve e manca. Dobbiamo impegnarci a mettere in campo nuove attività, anche cambiando la destinazione d'uso. Se la produzione non è possibile, noi guardiamo al commercio, alla logistica, al terziario. La chiusura della Novolegno costituisce un vero e proprio dramma sociale. Ci sono oltre 20 famiglie in mezzo alla strada in questo paese. L'indotto ha determinato gravi perdite per le attività. Bisogna ripartire, bisogna creare nuove condizioni per far sì che queste famiglie trovino di nuovo occupazione. Molti di loro hanno figli grandi all'università, sono in difficoltà. Un amministratore capace non può non farsi carico di queste esigenze. Siamo le cose più belle, siamo anime gemelle, noi siamo scintille, siamo dinamite. Non hai ancora visto niente, il meglio deve venire. Ogni storia che conosci, siamo al lieto fine. Siamo io e te. L'ultima area ZES della zona industriale di Piero d'Ardine è disponibile a Montefredane, in questi territori. È qui che dobbiamo insediare nuove imprese, creare nuovi posti di lavoro, portare al centro l'impresa sana e produttiva, non quella che arriva sul territorio e fa speculazione. Per queste ragioni faremo una battaglia convinta con l'ASI e il Regione per far sì che il progetto di urbanizzazione e di viabilità venga messo al centro e sia realizzato in tempi brevi. Dobbiamo provarci tutti insieme. È qui che inizia la mia storia, è qui che nasce la mia passione per la politica, è qui che iniziamo a parlare di politica e fare i primi battibecchi. Cos'è per lei la politica? La politica è passione civile, la politica è attenzione al bisogno della gente, la politica è amore per la comunità. Ti ricordi di questo posto? Le tante chiacchierate fatte con i ragazzi, le prime attaccate di manifesto, la grande discussione sulle grandi questioni nazionali, le divisioni, gli scontri, ma anche un grande sentimento di amicizia, la grande partecipazione che insieme si generava ad ogni campagna elettorale. Che non c'è da capire, che è così naturale, che non lo puoi impedire. Siamo sassi lanciati contro.
questo è il campetto sportivo di Frazione Gaeta, è abbandonato come vedete, erbacci, tutto in disuso. Noi lo dobbiamo rimettere in funzione, dobbiamo consentire alle famiglie di venire qui, ai bambini di giocare, e dobbiamo creare le condizioni affinché le associazioni gestiscano queste attività sportive. Non un parcheggio, ma una piazzetta, un campo di bocce per i cittadini. Questo parcheggio è sempre vuoto, non serve a nulla. Noi lo dobbiamo trasformare, creare una piazzetta come luogo di aggregazione delle frazioni di Bosco Maiale e anche un campetto di bocce per consentire alla terza età di trascorrere le ore serali. Immagini per un attimo con la fascia tricolore al petto, quale sarà il suo primo provvedimento da sempre? Risolvere il problema dell'acqua corrente. Ci sono 40 abitazioni qui nel centro cittadino che hanno bisogno della potabile per poter avere acqua corrente in casa. È un qualcosa di inammissibile con il Covid che incalza ancora fuori. Risolveremo questo problema, ce ne faremo carico anche con l'aiuto degli enti sovracomunali come l'altro. Siamo scintille, siamo dinamite. Ancora visto niente, meglio delle venire, di ogni storia che conosci, siamo il lieto fine, siamo io e te. Sono davanti al gioiello di Montefeltro, nel Castello di Caraccio. Il Castello di Caraccio è il vero gioiello, non può rimanere chiuso ancora, dovrà essere aperto. Metteremo una cifra simbolica solo per le attività di apertura e chiusura e di pulizia. Questa struttura dovrà essere utilizzata per il guido, portare qui i giovani che si sposano. Sarà un attrattore per il territorio, sarà uno strumento per creare comuni per le attività che insistono in potenza. Avvocato, questo breve tour nella sua Montefredane si conclude ovviamente nel cuore del paese, dietro di lei il municipio che comunque vada diventerà anche la sua futura casa, sia da sindaco che come capo dell'opposizione. Che idee ha per Montefredane? Non sarà la mia casa, sarà la casa dei cittadini, dovrà essere aperta a tutti, ognuno si dovrà sentire a suo agio e dovrà portare le sue istanze. Questa casa dovrà essere partecipata e ricca di valore. Come immagina questa piazza, l'Agorà, insomma, il cuore pulsante della vita cittadina? Certamente va modificata, va abbellita, va sistemata. Come è stata concepita mi sembra una pista da aeroporto. Non mi piace, sembra davvero sporco, c'è bisogno di sistemarla, di riadattarla. Elimineremo le ZTL, metteremo dei dorsi per le attività dei bar e delle salonie. Questa piazza dovrà essere partecipata, dovrà richiamare tanti visitatori anche da fuori piedi. Che Montefredane sarà con Ciro Pinosino? Sarà la Montefredane della pace, del dialogo, della partecipazione, della stretta di mano e della serietà, della passione e soprattutto la Montefredane che guarda il futuro. Concludiamo con il classico appello a volte ai suoi cittadini. È l'occasione storica di portare pace, di portare nel comune una ventata di freschezza e di novità. È il tempo nuovo che si schiude sulle nostre coscienze e sulle nostre realtà. È stata occupata, ma non c'è stata rappresentanza. Io mi candido con passione e responsabilità.